un caffè con l'esperto è offerto da Monterosso Costruzioni e Cacco Serramenti. Benvenuti ad Un Caffè con l'Esperto, sono Claudio Campagnolo. Oggi ho il piacere di avere un ospite veramente interessante, anche perché ha preparato e soprattutto messo in pratica una tecnica che è strabiliante per curare i nostri alberi. Sto parlando del professor Lucio Montecchio, benvenuto professore. Buongiorno. Docente di patologia vegetale all'Università di Padova. Patologo vegetale, spieghiamo a casa che cosa significa questa sua professione. Il patologo vegetale è uno specialista di malattie di piante. Nel caso mio specifico sono esperto di malattie di piante arboree, cioè di alberi. Un medico degli alberi, praticamente. Sostanzialmente. Possiamo dire un medico degli alberi. Pensate che a questo signore è venuto in mente di curare gli alberi con una puntura. Praticamente una specie di endovenosa. Sì. All'interno degli alberi esiste un sistema vascolare, il famoso circuito linfatico, e quindi dalle radici la pianta assorbe acqua e nutrienti, li porta alle foglie, dalle foglie la pianta elabora quest'acqua e nutrienti, ci aggiunge un po' di anidride carbonica dall'aria, trasforma questi ingredienti in zuccheri che veicola fin giù verso le radici, quindi in pratica un circuito di linfa, che possiamo grosso modo assimilare a un circuito sanguigno. E quindi l'idea è stata quella di inventare, mettere a punto una siringa che permetta di fare l'equivalente di un'endovenosa negli animali. Ma una volta qualcosa di simile si faceva però in maniera molto invasiva, no? Rispetto all'albero. E come si faceva un tempo? Allora Leonardo da Vinci 5 secoli fa è stato il primo a provarci, riuscendoci, e sostanzialmente ha messo a punto una tecnica che tuttora esiste, consiste nel forare in profondità l'albero fino a raggiungere i vasi linfatici per poi versare nel foro il liquido che l'albero poi dovrà assorbire. Ecco, con la mia tecnica invece non si fa nessun foro, semplicemente si inserisce un ago che sostanzialmente è fatto come una lama forata, quindi scolla semplicemente le fibre, si inserisce il prodotto, si inietta il prodotto nel sistema circolatorio della pianta e poi togliendo la lama semplicemente le fibre si ricompongono. E con questa iniezione, con questa punturina praticamente si evita anche il processo di proliferazione dei batteri che avveniva con l'altro sistema. Senta professore, noi gli alberi li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma in realtà non li conosciamo per niente. Cioè al massimo diciamo, sì, ho parcheggiato sotto l'albero, quello a destra, quello a sinistra, perché siamo così ignoranti verso queste, possiamo definire, creature, no? che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni. Se una pianta ha un fusto, una chioma in alto, lo chiamiamo albero, e questo molto spesso ci basta. Quindi molto spesso non sappiamo identificare non tanto la specie, ma le esigenze delle singole specie, e quindi ad esempio mettere a dimora nel luogo giusto, nel clima giusto, la specie che più è adatta a quel posto. Non ci dimentichiamo che un albero e qualsiasi pianta non hanno le gambe, no? E quindi non riescono a spostarsi in cerca di un ambiente, di un clima migliore. Quindi noi li destiniamo e spesso li condanniamo a sopravvivere in ambienti assolutamente lontani, in climi assolutamente lontani da quelli che sono quelli desiderati da quella specie arborea. Professore, lei mi ha fatto venire in mente una cosa, visto che si parlava di una corretta collocazione della pianta. Mi viene in mente che, ad esempio, anche le piante, come noi esseri umani, a volte soffriamo la presenza di certi vicini, e torneremo tra qualche istante per capire quali sono le piante che amano altre piante e quali sono quelle invece che vanno in conflitto con altre piante. A tra poco. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo edifici residenziali, commerciali e industriali. Ristrutturazioni, consolidamenti e risanamenti. Siamo specializzati in edifici classe A e A+, anche per restauri. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo le soluzioni più adatte al vostro stile di vita.
Allora, meno male che la pausa pubblicitaria è durata pochissimo, perché nel frattempo il professor Montecchio mi ha bacchettato, come fa con i suoi allievi, giustamente e correttamente. Io ho detto, le piante che non si vogliono bene, in realtà di che si tratta, professore? Ma si tratta semplicemente del fatto che le piante sostanzialmente si vogliono bene fra di loro. Certo è che le specie che sono nate ed evolute nel corso dei secoli e dei millenni assieme hanno già imparato come convivere e quindi, ad esempio, l'abete rosso non ha nessuna difficoltà a convivere con il faggio, mentre avrebbe una qualche difficoltà a condividere risorse alimentari e spazio con una specie con la quale non è mai evoluto, ad esempio con una magnolia per intenderci. Quindi diventa critica la scelta delle specie quando dobbiamo realizzare un sistema arboreo artificiale, come succede ad esempio nei nostri parchi, nelle nostre città. Senta professore, si sente molto parlare della xylella fastidiosa, un batterio addirittura che è veicolato dalla mosca sputacchina, è già tutto un programma. Di che si tratta? E questi poveri ulivi pugliesi, riusciremo a salvarli? Il problema è particolarmente complesso nel caso della xylella, perché è un batterio che è stato importato, sicuramente in buona fede, da Centro America, Sud America, sembra addirittura che sia stato importato attraverso una pianta di caffè infetta, quindi xylella vive in modo non parassitario nel caffè, appena la si porta in un ambiente completamente diverso, cerca di sopravvivere, comportandosi anche da parassita su olivo. Sta disseccando gli olivi. È sicuramente letale per l'olivo e quindi quelli infetti sono destinati a morire e il trucco consiste nell'evitare che il batterio si sposti agli olivi vicini ancora sani. Il problema è molto più generale e consiste nel fatto che si dovrebbe trovare un modo risolutivo, definitivo, per evitare l'importazione di piante infette da paesi in cui c'è un parassita verso paesi in cui quel parassita non c'è. Dovremmo fare come l'Australia, serie televisiva di successo dove vediamo quasi tutti i giorni che loro ti bloccano proprio all'aeroporto anche se uno arriva con una piantina che gli era regalata il nonno, che lo vuol portare al nipote, eccetera. Quindi dovremmo adottare anche qui in Europa un sistema simile. Questo sarebbe molto drastico, ma sicuramente risolverebbe alcuni problemi. Non c'è nessun dubbio. Noi risolviamo i problemi invece della pubblicità, ci sentiamo tra un istante. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo edifici residenziali, commerciali e industriali. Ristrutturazioni, consolidamenti e risanamenti. Siamo specializzati in edifici classe A e A+ anche per restauri. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo le soluzioni più adatte al vostro stile di vita. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Torniamo in studio, questo è un meraviglioso studio che è il Caffè Pedrocchi, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi, ma caro professore, a Padova abbiamo un'altra grandissima meraviglia che è il nostro orto botanico. Ci dica due parole in tal senso. Beh, l'orto botanico è un fiore all'occhiello della città di Padova e in modo particolare dell'Università di Padova. È stato realizzato dall'Università di Padova su desiderio degli studenti nel 1545, come collezione botanica e come farmacia all'aperto, perché all'epoca e fino a qualche decennio fa i farmaci si facevano con le piante, no? Quindi gli studenti dovevano e volevano imparare come coltivare le piante dalle quali poi estrarre, ad esempio, foglie o radici o frutti da usare appunto nella farmacopea. Quindi è sicuramente un museo a cielo aperto. Da un punto di vista vegetale è una bellissima collezione, c'è la parte antica e storica dove possiamo vedere anche degli alberi monumentali molto interessanti, c'è un platano, c'è la palma di Goethe, dalla quale Goethe ha scritto un trattato famosissimo che si chiama La metamorfosi delle piante,
che ha originato poi la teoria dell'evoluzione di Darwin, tra l'altro, c'è la parte più nuova, il giardino della biodiversità, più moderna, più gradita anche ai più giovani, quindi è sicuramente un luogo molto interessante da visitare. Senta professore, come faccio a capire se la pianta o le piante del mio giardino si stanno ammalando? Non è semplice, però diciamo che i primi sintomi di malattia o quantomeno di deperimento, di sofferenza, molto spesso si identificano sulla sofferenza della chioma, quindi ad esempio un ingiallimento imprevisto, chiaramente non autunnale, delle foglie, un appassimento imprevisto e quindi lontano da un periodo di siccità delle foglie. Ecco, le foglie normalmente sono il primo segnale di un qualcosa che non va, che può essere parassitario o anche no. Professore, noi siamo abituati alle siepi di casa nostra, classiche siepi, forse a volte anche per mascherarsi dal vicino più che altro. Un tempo c'era anche questa esigenza oppure avevano un'altra destinazione d'uso le siepi? Ma sicuramente in tempi un pochino più lontani la siepe non aveva tanto quella funzione di mascherare da vicino, ma identificava dei confini e aveva una o più funzioni importanti, ad esempio quella della produzione della legna da ardere con la quale riscaldarsi d'inverno. Oggi e ieri comunque le siepi mantengono una funzione assolutamente importante dal punto di vista biologico, perché consistono in corridoi naturali che animali, uccelli, insetti possono usare proprio per spostarsi da un luogo all'altro come fosse una loro autostrada. Ecco, lei mi spiegava fuori onda che addirittura venivano piantate in un modo particolare che si innestassero tra di loro e formassero quasi delle X impenetrabili. Sì, 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 si faceva con l'acero, soprattutto col carpino, si piantavano in diagonale in modo da formare delle X che poi si fondevano e facevano una barriera proprio fisicamente quasi rigida. Senta, tre consigli utili per chi desidera installare nel proprio giardino una pianta. Decidere se davvero si vuole una pianta, in base allo spazio che la pianta potrà avere a maturità, o meglio, in base allo spazio disponibile, scegliere la pianta sapendo quanto sarà grande a maturità, in modo tale da evitare tutte quelle azioni che consistono in amputazioni all'albero e quindi a dei danni all'albero che poi innescano malattie, e sto parlando della potatura. La potatura dovrebbe essere un caso assolutamente eccezionale per un albero e non la norma come siamo abituati a vedere. Ah, questo è molto interessante. Quindi la potatura non è una cosa, come dire, inevitabile. Si può beh, anche perché la pianta... In natura nessuno può tagliare gli alberi, no? L'albero è ricoperto da una pelle di sughero in ogni sua parte che è un isolante perfetto impenetrabile dei parassiti. Nel momento in cui noi togliamo quella pelle di sughero, quella superficie esterna di sughero, apriamo un'autostrada, una via di infezione preferenziale per tutti quei parassiti, soprattutto del legno, che poi faranno marcire il legno e comprometteranno la stabilità di tutto quello che c'è a monte, quindi se è su un ramo del ramo che potrà cadere, se è alla base della pianta che potrà cadere. Quindi molto spesso non è un problema di parassiti, ma di cattiva gestione nostra. Professore, io ho consultato il suo, tra l'altro, interessantissimo blog che si chiama alberi.blog, lo consiglio anche a tutti quelli che ci seguono da casa, e ho trovato un articolo veramente delizioso in merito al brolo. Che cos'era e se ce lo può dire in due parole? Ma il brolo è, in tutte le nostre case di campagna, il brolo è sempre stato un luogo del giardino in cui coltivare piante da frutto, per avere la disponibilità di frutta, semplicemente. È una moda che è andata in disuso perché ormai lo spazio è sempre più importante e quindi invece di un brolo si fa un garage, però è quella cosa che io chiamo il giardino commestibile. Giardino commestibile, sì. Mi piace molto come immagine. Professore, dobbiamo salutarci, purtroppo io starei qui ore, ma ce l'ha un oggetto, qualcosa, un ricordo a cui lei è particolarmente legato? Io mi sono permesso di portare, avendo già visto trasmissioni precedenti, mi sono permesso di portare un seme di albero, questa è una ghianda. Questa è una ghianda e gliene faccio omaggio in questo momento, ma chiaramente simbolicamente a tutti gli ascoltatori, perché lì dentro c'è tutto quel che serve perché l'albero che è lì dentro possa diventare una quercia monumentale. Ecco, se noi sapremo trovare il luogo giusto e lasciare crescere indisturbato l'albero che è già dentro a questo seme, fra 600-700 anni avremo una meravigliosa quercia, tipica delle nostre pianure, della pianura padana, senza nessuna difficoltà, e sarà gratis. Molto bene, allora noi la pianteremo subito e la lasceremo ai posteri. Nel frattempo io ringrazio il professor Lucio Montecchio, anche per questo dono molto gradito, docente di patologia vegetale all'Università di Padova, e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Alla prossima.
caffè con l'esperto è stato offerto da Monterosso Costruzioni e Cacco Serramenti.